Amici di Fano TV, ben trovati. Oggi siamo alla Rocca Malatestiana per Fano con Ruggero Ruggeri, una 3 giorni dedicata a laboratori, masterclass, incontri con attori e attrici del premio Ruggeri, ma anche con tanti ospiti e la proiezione di un film. Oggi in modo particolare ci troviamo nella sala delle esposizioni per un pomeriggio porte aperte. Si tratta di prove di uno dei testi più rappresentativi della prosa di tutti i tempi. Ma la parola adesso va al direttore artistico Massimo Puliani e anche ai nostri ospiti. Una tavola rotonda che sono contenta di aver ereditato, di cui fa parte il Comune di Fano, poi la Fondazione Cassa di Risparmio, la Fondazione Teatro, la Regione e la BCC. Quindi siamo molto contenti di questa realtà. È nata con Fano con Dante e prosegue così. Quindi bene, ottimo lavoro e proseguiamo con questa tavola rotonda. Ma a me preme a dire in questo momento che l'iniziativa rientra in un progetto particolare che è stato avviato lo scorso maggio, ha avuto anche la fase del concorso, quello che è la tradizione fanese, cioè il premio Ruggeri. In quel contesto si facevano delle rappresentazioni di dramma, di un dramma originale non pirandelliano, in omaggio a Pirandello, ma al contrario da quest'anno, grazie a una sinergia di un tavolo istituzionale che è stato creato proprio in precedenza per Fano, e si chiamava appunto Fano per Dante. In questa circostanza è stato scelto il brand, diciamo così, il logo Fano con Ruggeri, e questo tavolo si è costituito con gli organismi che devo citare: il Comune di Fano, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, la BCC, Banca di Credito Cooperativo di Fano, la Fondazione Teatro La Fortuna, RTI, Regione Marche. E quindi in un incontro che si fa solitamente a inizio di ogni progetto, i soggetti esprimono un desiderio di affrontare in questo caso appunto Ruggeri e attraverso la figura di Ruggeri un percorso che può essere appunto un inizio con tante tappe. Ecco, quella di oggi è una tappa, perché avete letto dal programma, c'ha anche un nome strano. Non è l'uomo dal fiore in bocca, ma la donna dal fiore in bocca. Io termino qui perché i miei due collaboratori, che ringrazio enormemente, possono aggiungere altre informazioni utili a questa che noi chiamiamo una prova aperta. Prego, Arianna. Grazie, è un piacere intanto essere qui. Quindi grazie Massimo per avermi coinvolta anche in questa seconda fase. E nel nostro primo incontro il mio intervento è stato un reading tratto da Se tu avessi parlato d'Esdemona, un testo che ribalta la prospettiva in relazione all'Otello dalla parola ad Esdemona. E quindi anche in questo caso abbiamo lavorato su un ribaltamento di prospettiva e facciamo parlare la donna dell'uomo dal fiore in bocca. È stato un percorso molto interessante, i ragazzi sono bravissimi, i ragazzi e le ragazze sono bravissimi e bellissimi e bellissime, e insomma ci farà poi magari piacere fermarci con voi dopo questa breve performance per sapere cosa avete avvertito. È sempre importante per me avere dei feedback da parte del pubblico, e in Pirandello anche e il pubblico quanta importanza ha avuto, no? per lui, quindi sarà bello fermarci dopo e confrontarci. Se il treno non parte, esatto. E lascio la parola a Andrea. Ora, buonasera. Ora, ringrazio Massimo e Arianna che mi hanno dato questa possibilità, insomma, di collaborare, insomma, in questa iniziativa. Ora, noi siamo partiti da testi pirandelliani. Nella prima giornata di lavoro Massimo mi ha subito detto: questo è lo spazio scenico, e io ho pensato subito alle opere
di Pirandello, che sono opere d'avanguardia. E infatti quando si parla di Pirandello spesso si fanno collegamenti con il futurismo o con le nuove avanguardie. Pensate, se personaggi in cerca d'autore, che lo spazio scenico è completamente disadorno, non c'è niente. E infatti questa è un'opera che è andata in scena per la prima volta nel 1923 grazie a Bragaglia, in un ambiente futurista, al Teatro dei Dipendenti, e poi di nuovo a Corugieri nel 49. E su queste esperienze noi abbiamo lavorato utilizzando materiali che sono materiali che potevano essere inseriti in questo testo dell'Uomo del Fiore in Bocca, che è un testo antiletterario, perché Pirandello usa una serie di pause che spezzano i dialoghi fino a quel dialogo finale che è molto lungo. E i testi che sono stati scelti sono testi che hanno un ordine cronologico: Il dovere del medico del 1912, Diana Lattuda tra il 25 e il 26, Così come mi vuoi del 1929 e Trovarsi del 1932. Questi testi testimoniano anche l'evoluzione del lavoro di Pirandello, che si riesce a vedere anche benissimo nel film Dandò, cioè lavoro sul personaggio. In questo caso il personaggio femminile, che in scena deve diventare attore. In quel caso lì poi c'è la doppia prospettiva, che l'attore deve diventare anche personaggio. In questo caso noi abbiamo lavorato con personaggi che sono femminili, utilizzando però anche delle suggestioni che provengono da due testi. Il testo base, L'uomo dal fiore in bocca, e Il dovere del medico per alcune parti, perché all'interno c'è il problema della scienza. Da un lato, nell'Uomo del fiore in bocca, la scienza non salva l'uomo, e quindi di lui si potranno ricordare i giorni che vengono descritti simbolicamente in quelle foglioline al termine del monologo, mentre nel dovere del medico la scienza salva l'uomo, ma poi la legge lo deve buttare in prigione perché ha commesso un omicidio. E anche lì c'è una suggestione da parte di Tommaso molto interessante su questi filini, che segna il tempo che passa, i giorni che ci sono, ritornare alla vita nella campagna e nella natura. Quindi due momenti importanti che corrono parallelamente in questi due testi. Grazie. Molto bene. Bene. Com'è? Cosa sento?
mani che non ho più neanche il coraggio di alzarle. Questo orgoglio di aver vinto, come un macigno buono soltanto a legarmelo al collo e a farmi affogare. Ecco tutto. Ho dato tutta me stessa, sempre, senza mai pensare a me. E vedermi trattata come se non dovessi sentire nulla, come se fossi di marmo. E notti a piangere lacrime di sangue, senza un conforto, senza una gioia. Ho vinto. Sì, ho vinto. Ma eccomi così. Non ne posso più. Quanto gli voglio bene. I sogni che mi ha fatto fare. Quando rividi la sua mano, era anche più bianca. Mi tremava tutta. Mi sentivo come in un vuoto. In un vuoto, però tranquillo, soave, come in un sogno. E mi pareva tutto lontano, lontano, lontano. E questa peluria verde qua mi pareva campagna.
fili d'erba d'un prato infinito. E ci vivevo in mezzo, beata, vaneggiando in una delizia che non so dire. Tutto nuovo. La vita ricominciava adesso. Forse era rimasta sospesa anche per gli altri. Ma no! Sentivo passare un treno. Mi dicevo, fuori, per le vie, la vita in tutto questo tempo ha seguitato ad andare. Questo mi contrariava. E allora mi rimettevo a guardare questa coperta. Qua la vita ricominciava veramente, con tutti questi fili d'erba. E anche così per me ricominciava. Se potessi respirare un po' d'aria fresca. Piangi? Uno spazio fondamentale, quello che è stato ricreato in queste tre giornate qui alla Rocca per i giovani, ma soprattutto per la cultura fanese. Assolutamente sì, ringraziamo i gestori della Rocca per aver continuato con questa seconda parte dell'iniziativa dedicata a Ruggero Ruggeri. È importante, vediamo tanti giovani che sono stati coinvolti, che si sono appassionati e poi parlavo con una delle docenti interessate, insomma è stata una bellissima esperienza, ho visto tutti molto contenti, di sicuro un qualcosa capace di arricchire la nostra città. E quindi è davvero stimolante anche per chi organizza appunto allestire giornate come questa, perché i giovani hanno proprio sete di sapere e voglia di fare. Assolutamente sì, cioè, i giovani non sono quella strana categoria che si alza la mattina e non sa cosa fare, in realtà sono molto più svegli e attenti di noi e quindi quando si danno stimoli interessanti loro partecipano. Se noi che abbiamo la possibilità di organizzare, finanziare o incentivare certi stimoli non lo facciamo, loro non li hanno. In questo momento, diciamo così, abbiamo privilegiato l'aspetto invece della scrittura di Pirandello, del personaggio, non sulla donna, sempre la figura della donna attraverso il personaggio, la scrittura di Pirandello, quindi non c'è una posizione di Pirandello a favore o contro la donna. Non so, adesso io ho parlato abbastanza, basta. Siamo infatti che incrociando alcuni testi di Pirandello, di certe risposte femminili, effettivamente si trova una coerenza a livello di umori e di sensazioni che queste donne avevano, di frustrazione, di dolore, di abbandono, di rivincita, e quindi alla fine hanno dato un po' la risposta creando la donna da fiore in bocca. Sì. In realtà è chiaramente uno spunto questo per una ricerca che non è assolutamente finita. È un prodotto di due giorni e mezzo, diciamo, di ricerca, di sperimentazione riguardo appunto la figura della donna. Abbiamo cercato, il nostro obiettivo era quello di far emergere, di dare voce a questa figura di cui Pirandello parla, ma indirettamente, ovvero attraverso il protagonista, l'uomo dal fiore in bocca, e volevamo dargli una voce per poter parlare, per poter sapere cosa direbbe quella donna riguardo l'uomo. Ringraziamo sicuramente Arianna, Andrea e Massimo perché ci hanno aiutato molto in questi giorni, ci hanno lanciato degli stimoli, degli input che abbiamo potuto in qualche modo, certo, lavorare insieme, soprattutto in quanto gruppo che non lavora insieme. È importante sostenere i giovani e le loro iniziative e qui possiamo dire che tocchiamo con mano questa realtà.
Esatto, infatti la Banca di Credito Cooperativo di Fano è davvero molto contenta di sostenere questa iniziativa che ha avuto già un inizio, diciamo, a maggio e prosegue ora, perché appunto BCC Fano sostiene la cultura, le iniziative culturali a Fano, e in questa occasione lo facciamo con ancora maggior contentezza, diciamo, perché riguarda proprio i giovani. Quindi siamo molto contenti di aver sostenuto questa iniziativa che dà un'opportunità ai giovani attori, e oggi potranno di nuovo mettersi alla prova. Voglio allora ringraziare tutti gli ospiti che sono intervenuti, i giovani attori e le giovani attrici, certi che questo speciale resti nella storia collettiva della nostra cultura come un documento che testimonia quanto i giovani possano apprezzare veramente il teatro e la cultura a tutto tondo. Io vi ringrazio dell'attenzione, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.